abitativo all'interno del reddito d'impresa non può essere catalogato come reddito d'impresa, perché c'è una norma che dice che questi redditi devono essere redditi fondiari. Cosa vuol dire EBITDA? È esattamente il reddito che l'attività caratteristica di qualunque società determina quando ha ricavi meno costi di competenza. Quindi ricavi di competenza meno costi di competenza da questo risultato. Se io faccio degli investimenti idilici, ok, io ho l'ammortamento, quindi l'ammortamento sta sotto. Questi dati non vanno a influenzare l'EBITDA perché sono ammortamenti, cioè non entrano come costo perché ho fatto un investimento. Quindi la plusvalenza e la vendita si configura nel momento in cui viene fatto la cessione dell'immobile. L'atto notarile stabilisce dal punto di vista fiscale di chi è la proprietà e chi è il valore.